Io credo che un sistema di welfare sia un elemento distintivo, forse l'elemento distintivo di una comunità, nel senso che soprattutto se si sposa con un'idea di progresso, di emancipazione, di promozione delle persone, è anche automaticamente fonte di sviluppo economico. Io condivido l'opinione di chi ha sostenuto che la presenza di un sistema di welfare sia forse il capolavoro istituzionale che l'Europa ha consegnato al mondo nel secolo scorso, e vorrei elaborarlo questo con riferimento a Bologna. Lasciando stare per un attimo la questione della forma giuridica o del chi è protagonista dal punto di vista gestionale, dobbiamo ricordarci che ciò che noi oggi chiamiamo welfare e facciamo in qualche modo ricondurre o al welfare state, cioè quindi quando è lo Stato, o al welfare di comunità, riconducendo al comune o a qualche ente locale, storicamente non è corretto, nel senso che il welfare nasce fondamentalmente come sistema o come rete di interventi privati. Cioè si parla, l'espressione welfare esiste dall'Ottocento, ma le pratiche di welfare vanno molto più indietro e appartengono sia alla tradizione socialista che alla tradizione cattolica, in modi e forme diverse. Per molti versi nel passato il welfare era sinonimo o comunque parente dell'idea di mutualità, cioè di mettere assieme dei rischi individuali e cercare di rispondere meglio assieme che individualmente, che peraltro, lo dico per inciso, è uno dei tratti distintivi del movimento cooperativo, quindi no, alla fine tutto torna. Quindi, lasciando stare per un attimo la forma gestionale, dicevo, è un elemento distintivo di una comunità, perché nel momento in cui si fa carico il sistema di welfare dei bisogni delle persone, soprattutto di quelle che da sole avrebbero più difficoltà a evolvere, a quella mobilità sociale, cui molto spesso vogliamo tendere, ma che trova tante resistenze nella storia, nelle circostanze, in quel momento diventa anche fattore di sviluppo economico. Io vi suggerisco, per esempio, di guardare ad alcune correlazioni. Uno prende la diffusione dei servizi per l'infanzia e va a vedere, non solo in Europa, anche in Italia, che questo è molto legato poi al reddito pro capite o alla diffusione del benessere. Non è sorprendente questo, se ci pensate un attimo. Quindi se uno si chiede cosa sono i servizi per l'infanzia, sono un pezzo del welfare sicuramente, ma sono anche un pezzo delle politiche di sviluppo economico, perché al momento in cui le famiglie possono poggiare su una rete, in particolare le donne, che di solito si fanno carico del lavoro di cura, e consentiamo loro, quindi al di là del valore pedagogico dei servizi per l'infanzia, ma consentiamo loro di rimuovere un vincolo, un ostacolo, di allentarlo, questo consente poi anche, diciamo, la parte femminile della popolazione di scegliere, di lavorare. Questo ovviamente trascina anche le variabili economiche. Lo stesso lo possiamo dire con le famiglie di oggi, che hanno più anziani e meno bambini, per quanto riguarda gli interventi sulla non autosufficienza. Una volta il problema era dove mettere i bambini, oggi per molti versi il problema è chi si occupa dei nonni. In entrambi i casi abbiamo, diciamo, dei pezzi dell'intervento pubblico che hanno come obiettivo ultimo quello di consentire alle persone, insisto in particolare alle donne, di scegliere o di scegliere con un po' meno vincoli. Detto questo, sulle formule anche gestionali, io credo che la situazione di oggi a Bologna, anche in buona parte dell'Emilia Romagna, abbia già un suo buon miscuglio di quelle che sono le due componenti storiche, quella privata e quella pubblica. Non c'è ombra di dubbio che quella sia una responsabilità, quella del welfare, pubblica, perché riguarda il pubblico, ma questo non deve affatto implicare che debba essere il pubblico a gestire tutto. In effetti cooperative sociali, volontariato, il cosiddetto privato sociale sono dei tasselli, credo, fondamentali, non tanto e soltanto, come a volte si dice, per risparmiare, ma anche e soprattutto perché c'è un valore in sé di queste presenze, di questi soggetti, anche e soprattutto con riferimento alla varietà degli interventi. Cioè, se guardo a Bologna oggi, a Bologna nei prossimi anni, quello che vediamo è che la popolazione cambia, la popolazione invecchia, il bisogno, come si dice, si diversifica, forme di povertà nuove si stanno affermando, è connaturato all'intervento pubblico diretto quello di essere rigido, quello di avere un menu fisso, per intenderci, non un menu à la carte. E questo deve trovare quindi nel soggetto pubblico la flessibilità
dell'intervento, che però in molti casi è meglio, più efficacemente, anche più efficientemente svolto dai soggetti privati, ovviamente privati non qualsiasi, no? Privati con forme di accreditamento, di selezione e altro. Quindi, e poi mi taccio, credo che oggi Bologna abbia tutte le buone condizioni per permettersi, cosa che in molti posti non si può fare, perché manca il presupposto, manca la base, un'ulteriore pagina avanzata di questa storia illustre. E a questo proposito aggiungo che ovviamente siamo quelli che rischiano molto di più dalla politica nazionale, perché è del tutto evidente che si taglia dove si può tagliare, e purtroppo da noi si può tagliare molto, ecco perché è giusto sia nei confronti della scuola, della sanità, dell'assistenza, non solo diciamo protestare, ma anche rilanciare per rivendicare un modello che forse è stato dato un po' troppo per scontato, che gli stranieri vengono ancora a studiare, ma di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché credo sia davvero un elemento identitario di questa comunità.